Ciao e benvenuto su Io ci provo, io come sempre sono Pasquale. Prima di cominciare, come sempre, ti volevo invitare a iscriverti a questo canale e cliccare la campanella delle notifiche così da non perderti nessun video successivo, nel caso, ovviamente, questi contenuti siano di tuo gradimento. Ho trovato in questa avventura nel mondo del risparmio e degli investimenti una limitazione molto grande che effettivamente tende a farli tirare un po' i remi in barca. E cioè, è quel fatto di che quando si investe c'è quella psicologia dell'investitore o del risparmiatore, cioè mi riferisco a quando sei poco esperto e per cui sei poco incline al rischio. Posso dire che nel primo periodo, all'inizio, ho sperperato nel mio percorso un bel po' di soldini in commissioni solo perché magari vedevo il titolo che saliva e per cui stavo guadagnando, o peggio ancora, vedevo il titolo che scendeva e per cui stavo perdendo. E io praticamente agivo sempre male e ci stavo solo rimettendo soldi. Praticamente entravo in un circolo vizioso. Praticamente in questo circolo vizioso io ero nel panico assoluto, o se stavo guadagnando, in una euforia incontrollabile. E siccome vorrei evitare che anche tu ti possa trovare in questa situazione, ti vorrei dare alcuni consigli di come io sto riuscendo ad affrontare questa cosa e la sto superando giorno dopo giorno. Diciamo che parzialmente l'ho superata. Credo che però nessun investitore, anche ad alti livelli, superi mai completamente questa psicologia un po' del rischio. L'esperienza sicuramente riesce ad attutire questa difficoltà. Prima di continuare, comunque, ti volevo ricordare che io non sono assolutamente un trader professionista, sono qui per imparare e condividere la mia esperienza insieme a te. Io ho fatto questa scelta, come dico sempre, per diventare indipendente e poter passare più tempo con la mia famiglia. Per cui, se tu decidessi di fare il mio stesso percorso, quello che ti consiglio di fare è di studiare la materia o di rivolgerti ad un professionista certificato del settore. In questo video non ti sto assolutamente consigliando di investire o di fare questi passaggi che ti sto per dire, ma questo che ti sto fornendo sono le mie esperienze, basato sulle mie esperienze personali. Bene, come ti dicevo all'inizio, ho sperperato dei soldi. Qui ti voglio dare 5 consigli su come evitare di buttare i soldi un po' nel gabinetto e tirare via lo sciacquone, e come ho fatto io all'inizio. Nel caso tu voglia investire il tuo capitale, secondo me queste sono 5 considerazioni che bisognerebbe fare, che io ho compreso nell'arco di tempo e che mi ha portato a gestire e a limitare tantissimo poi le spese nel tempo. Bene, numero 1, studiare per bene la materia in senso generale. Cosa intendo? Il fatto che io sia entrato in questo mondo inizialmente solo con i video di YouTube, degli YouTuber, è stata, secondo me, una cazzata mega galattica. E questo perché su YouTube trovi di tutto, nel bene e nel male, per cui approfondire la finanza oppure gli investimenti, anche solo in ambito generico, generale, di tutto il mondo della finanza, è secondo me di aiuto profondo. Io sono intenzionato ad investire specialmente nel mercato azionario, sia sotto forma di azioni singole comprate delle singole aziende, che sotto forma di ETF. Per cui ho acquistato alcuni libri che mi hanno aiutato a capire per bene le cose in maniera generale, come dicevo prima, ma comunque con una terminologia e con un approccio professionale. Non acquistando libri che magari ti promettessero guadagni facili in poche ore, ma piuttosto quelle pubblicazioni molto particolari che mi aiutassero ad entrare bene nel sistema finanza, nel sistema investimento, nel sistema risparmio. Inoltre, dovevo capire bene come funzionasse il mercato, la macroeconomia, le aziende, delle varie tipologie che ho letto. A tale proposito, sugli investimenti che faccio io, e se hai delle linee di investimento simili alle mie, ti consiglio di acquistare questi 3 libri. Il primo ha un nome molto ma molto semplice, si intitola Finalmente ho capito la finanza, e qui si parla di economia e di finanza in senso molto ma molto generale. Cos'è il PIL? Cos'è un bilancio? Come si calcola il debito pubblico? Ti dà, diciamo, un'idea di come il tutto si muove attorno a te in termini finanziari. È una lettura, secondo me, fantastica, che mi ha introdotto anche nelle dinamiche di mercato delle aziende. Questo libro lo trovi in italiano, mentre gli altri 2 che ti propongo a breve sono in inglese e sono
Investing in Shares for Dummies, e qui si approfondisce, diciamo, l'investire in azioni, le dinamiche, come farlo, come sceglierle, come studiarle, come pianificarle, come pianificare anche l'arco temporale per tutta una serie di tempistiche anche legate alla psicologia dell'investire, il medio, il breve o il lungo termine, per cui anche la psicologia che è coinvolta in queste tipologie di investimento. Veramente una lettura molto interessante. Dopo questo libro ho comprato le mie prime azioni, che ti farò vedere in un video successivo. Questo libro e il successivo sono purtroppo solo disponibili in lingua inglese, ma sono di facile lettura, soprattutto se mastichi un po' di inglese. L'ultimo libro invece che ho acquistato è A Comprehensive Guide to Exchange Traded Fund, meglio conosciuti ovviamente come ETF. La cosa interessante di questo libro è che vengono spiegate anche le dinamiche su come un ETF nasce, su come un ETF nasce, su come viene gestito, come si riesce a mantenere il prezzo di mercato al valore reale senza farlo oscillare in overprice oppure in underprice, e chi sono i soggetti coinvolti, per cui è un libro consigliatissimo se vuoi investire anche tu in ETF. I link affiliati di questi tre libri li trovi qui sotto in descrizione. Bene, avendo imparato le basi della materia, ho battuto un po' l'aspetto psicologico degli investimenti, perché avevo, diciamo, delle nozioni generali, anche se primordiali, per capire cosa stesse accadendo e come mi dovevo comportare in determinate situazioni. E sto finalmente vedendo dei segni più in verde su quello in cui ho investito. Bene, numero 2. Studiare il prodotto che vuoi acquistare. Infatti, se i tre libri precedenti ti aiutano a capire come comportarti nel mercato, in senso generico, devi poi anche considerare e capire quello che effettivamente stai acquistando. Vuoi comprare le azioni della Apple? Vuoi comprare le azioni della Amazon? Oppure vuoi un ETF sullo S&P 500? Oppure sul Nasdaq? Bene, qualunque prodotto tu voglia acquistare, devi capire come sta, che salute ha l'azienda, se ha utili, se ha dividendi, se è una delle dividend aristocrats, se l'ETF segue fedelmente, senza una discrepanza, l'indice di riferimento. Così facendo eviti delle brutte sorprese, per cui l'esaurimento nervoso e conseguentemente anche la perdita dei soldi, che non puoi più recuperare, viene comunque bilanciate a tutita. Se hai fatto bene i tuoi compiti sul prodotto che vuoi acquistare, anche se avrà un momentaneo crollo, saprai benissimo che magari i fondamentali sono solidi e che tecnicamente anche quel titolo poi dovrebbe salire, per cui magari è una cosa temporanea. Se invece ti affidi solo alla pancia, alle sensazioni e non studi bene quello che stai acquistando, saranno lacrime amare, di dolore. Anche qui ho fatto delle mega cazzate intergalattiche comprando titoli che, solo perché erano famosi e belli, ci ho rimesso alcune notti insonni. Anche se poi alla fine ho perso pochi spiccioli, perché comunque sono i miei primi investimenti in cui ho investito pochissimi soldi, e per cui volevo anche vedere se fossi diventato ricco subito, ricchissimo, con 200 euro investiti. Non ci ho comprato neanche una fotocamera su Amazon con 200 euro, per cui figuriamoci diventare ricco. Va bene, il consiglio numero 3 è la scelta del broker. Anche questo ha influito psicologicamente tantissimo su di me e mi ha fatto sprecare qualche soldino in più. Vedi, devi scegliere il broker in base alle tue esigenze di investimento. Non so, se devi fare scalping ogni intraday o devi essere in grado di scegliere uno che offra dei costi o degli spread bassissimi. Se fai investimenti a lungo termine, anche se hai qualche euro in più di spesa, potresti comunque optare per un'altra scelta. Se questo magari ti dà una più ampia gamma di prodotti da gestire, o se per esempio i costi del mercato in cui vuoi entrare sono più bassi. Per esempio, se vuoi investire nel Forex, magari opterai per un broker del genere. Se ti interessano magari solo i CFD, potessi optare per un altro broker, perché ne so, Plus 500 è quello che mi viene in mente. Se sei ancora poco sicuro di te stesso e vuoi fare trading col copy trading, potresti per esempio orientarti sui Toro. Se pianifichi investimenti a lungo termine, potessi fare come faccio io, usare il giro. Comunque ti lascio i link affiliati qui sotto in descrizione dei broker che ti ho menzionato qui sotto. Io nel primo periodo ho sparato un po' nel mucchio, ho preso le peggio sole, come dicono a Roma, e per cui ho sprecato anche i soldini lì, che potevano tranquillamente essere investiti
e portarmi qualche profitto. E mi sono anche sentito psicologicamente sempre di più un idiota elevato all'ennesima potenza. Numero 4. Combattere la smania di investire. Questa è un'altra mega cazzata da aggiungere alle altre che ho fatto. Ed è stata quella di dire, ok, ho 200 euro, prendo un titolo che sembra che vada bene e ci investo su. Bah. Però non funziona proprio così. Un investimento va fatto solo se ci sono dei fondamentali solidi, ma anche se il prezzo, soprattutto se stiamo facendo breve trading a breve o a medio termine, sia conforme a quello che è il nostro obiettivo di guadagno. Se compri le azioni ad cazzum e poi ci smeni i soldi, ti senti comunque un perdente. Ti senti quello che punta su un cavallo vincente dopo che la corsa era già finita. E siccome questo tende comunque a farti stare male e a farti perdere fiducia, allora proprio per questo motivo i soldi li puoi tenere tranquillamente in un conto corrente separato, magari dal tuo conto corrente sul quale ti fai addebitare lo stipendio, e li tieni lì pronti da investire ad essere utilizzati al momento opportuno. Perché se fai un investimento in modo concreto, vedrai che anche il tuo morale e la tua psicologia salirà alle stelle. Se non lo fai invece, ti troverai sotto le scarpe. Numero 5. Proteggi il tuo capitale. Se piangi, se ridi, cantava una famosa canzone del 1965 di Bobby Solo, che magari tu non sei vecchio come me e neanche conosci. Il concetto è infatti che non importa che tu sia lì a piangere perché hai perso un po' di denaro, o rida se invece hai guadagnato qualcosa. La cosa importantissima per supportarti psicologicamente nell'affrontare il mercato azionario, quello degli investimenti in generale, è che tu protegga il tuo capitale iniziale. Se infatti lo metti a rischio e lo perdi, ti pentirai veramente tanto, ti sentirai sottoterra. Io per fortuna devo dire che anche nella mia stupidità assoluta non ho avuto questa esperienza, e comunque se mi accadesse userei sempre la mia stessa strategia con lo stesso fattore di rischio e non tenderei mai ad aumentare il mio rischio solo per poter recuperare quel capitale che ho stupidamente bruciato. Magari aumentando il rischio aumenta anche, anzi no magari, sicuramente aumenta anche la possibilità di perdere ancora più capitale iniziale mentre cerchi di recuperare quello che hai già perso in precedenza. Credo che ogni novizio faccia questo errore, e io non l'ho fatto e neanche tu lo devi fare. Se hai già perso del capitale iniziale, devi solo capire se si tratta di un evento capitato per un qualcosa di inaspettato o di eccezionale nell'ambito del mercato, oppure se la tua strategia era già errata fin dall'inizio. Ma non farti prendere dalla disperazione o dalla foga di voler recuperare quello che hai perso, perché secondo me ti faresti ancora molto ma molto più male. Bene, spero che queste mie esperienze siano state di aiuto a te e ti abbia passato qualcosa. Se questo video ti è piaciuto, per favore distruggi quel pollice, no il tuo, quello pollice in su che sta sul computer, e iscriviti al canale e clicca la campanella delle notifiche. Ti saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!